la possiamo bollare come fake news, ma assolutamente in maniera categorica. Le risorse sono già nel nostro bilancio, come avevamo più volte detto abbiamo proceduto con appaltare in due lotti differenti. Il primo lotto si è concluso, adesso dobbiamo procedere con il secondo, che prevederà il riempimento della struttura in metallo che ha consentito di sollevare la tribunetta, e poi ci sarà la successiva installazione dei seggiolini, di modo da aumentare la capienza dello stadio così come avevamo promesso all'inizio dei lavori. Si può auspicare che questi lavori termineranno in tempo utile per l'avvio della nuova stagione? Crediamo proprio di sì, speriamo si possa fare, di modo da consegnare alla città un Viviani pronto per la prossima stagione e perché no che possa ambire a sognare a categorie maggiori. Sabato 10 agosto inizia la nuova avventura del Potenza Calcio per la stagione 2024-2025. Siamo allo stadio Viviani, questa è la situazione attuale del settore distinti. Circa 40 giorni fa, in un nostro approfondimento giornalistico, dicemmo che c'era il rischio che si potesse iniziare la nuova stagione lì dove si era lasciato, cioè praticamente con il fermo dei lavori. La vecchia amministrazione dichiarò che trattavasi di fake news e che quindi la nostra redazione avrebbe dato una notizia falsa. Praticamente oggi inizia la nuova stagione, questa è la situazione, non si è mosso nulla, mancano 72.000 euro per il completamento di quest'opera, la vecchia amministrazione avrebbe dovuto fare una variazione di bilancio per poter reperire questi fondi, era stato garantito che fosse fatto, invece nulla. Adesso spetta alla nuova amministrazione farsi carico e, come potete ben vedere, mancano le recinzioni, manca la struttura in acciaio per poter posare i seggiolini, mancano le murature sotto questo settore distinti nuovo per il completamento e, non ultimo, ci sarà da effettuare il collaudo. Quindi, ad oggi questa è la situazione, il campionato, la stagione inizia con la gara di questo pomeriggio, situazione in stand-by e a nostro avviso non si sbloccherà prima della fine di questo anno, quindi prima di dicembre, perché la nuova amministrazione dovrà trovare i fondi e poi assegnare le opere ad una impresa e quindi poi procedere con i lavori. Un commento veloce, Salvatore? Sì, purtroppo è l'ennesima bugia detta ai danni dei tifosi del Potenza e del Potenza Calcio. Io spero, insomma, che questa storia finisca quanto prima e che quanto prima questi lavori vengano conclusi per il bene della città, della squadra e della tifoseria tutta. Bene, abbiamo detto tutto. Marco, un tuo giudizio per concludere. Niente Mariano, è evidente che chi lanciava le fake news non eravamo noi, ma ci troviamo di fronte a quello che poi si paventava, cioè che eravamo in mano a delle persone probabilmente incapaci, di bugiarde, e poi alla fine questo si è rilevato, persone che non hanno mantenuto la fede e non hanno provveduto a fare quello che era nelle loro competenze. Tutto qua. Dal Viviani è tutto. E per concludere lasciamo agli altri lo spazio per dare fake news. Buona serata a tutti.